E la bella gente, vi do il ben ritrovato in un'altra parte della mia guida, del mio let's play a Mega Man X 2 insieme alla sua sorella e la scassapalle di Mila. Beh, ogni tanto ci vuole che facciamo qualche video assieme, visto che sono secoli che non facciamo video assieme. Comunque, sì, allora mi ricordo che la chest, l'upgrade del busto era qui. Male. O meglio, il video che ho visto mi ha detto che era qui. Morite. Aspetta, forse sto andando un po' troppo avanti. Ah, ok, gli è sopravvissutate. Ah, eccolo. Bene. Ciao. Di grandi interventi. Mamma mia, wow. I prodigi di questa ruota verde. Riesco a fare più danni io, che sono una semplice umana. Ma di qui si può andare? No, di qui non si può andare. E allora prendiamoci questo upgrade del busto. Mega Man X entra nella capsula. Questo potenziamento modificherà l'armatura del tuo corpo. Con questa puoi assorbire i danni e trasferirli nelle armi esplosive. Molto bene, potenziamento in corso. Ok. Mobilificio. Ok. No, è un potenziamento. Ah. E questo sta morendo. No, questo è l'attacco che abbiamo sbloccato. Sta morendo. Ma vaffanculo. Il G-Crush. Che è fighissimo, è fighissimo. Vi dico che è fighissimo. È fighissimo, non lo trovi fighissimo, è davvero fighissimo. Esatto, è fighissimissimo. Abbiamo detto troppe volte fighissimo. Ora c'è un Io lo trovo veramente fighissimo. Ah, ok. Molto bene, possiamo tornare indietro. Quindi andiamo a prenderci anche. Sì, non me ne ho fatto un cazzo la password. Tanto c'ho i safe state. Comunque andiamo nello stage del Will Gator, che se non sbaglio è Overdrive Ostrich, Bubble Crab, Will Gator. Perché stiamo andando qua? Perché sono demente deficiente? No, perché mi voglio potenziare il Mega l'X Buster. Bastardo. Bastardo due volte. Ah, vero, di qui non si può salire. Poveri piccioni. No, li voglio uccidere, mi devono dare qualcosa. Ecco, mi hanno dato qualcosa. Magari troppo mi hanno dato. Madonna. Perché quello non è morto? Oh merda, che schivata. Vabbè, basta temporeggiare, dobbiamo andare a prendere questo Mega Buster. Ma è bello temporeggiare, soprattutto sui compiti. Ah, e poi va in panico proprio l'ultimo giorno. No, vero, no, sto scherzando. Sta scherzando, temporeggiare non è bello. Prima finisci prima finisci di fare i compiti e prima puoi andare a cazzeggiare. Per cui è meglio. Mamma mia, primo colpo. Per cui è meglio. Ma io temporeggio perché sono cattiva. Ma sì. Comunque, Mega Man X entra nella capsula. Questo potenziamento modificherà il tuo X. Buon Natale! Beh, in effetti ci assomiglia. Con essa sarai capace di caricare l'energia in molte altre armi. Non ho mai visto Babbo Natale celeste. Ah, e possiamo anche fare due colpi di Mega Buster. Interessante. Di X Buster. Mega Buster è quello del Mega Man classico. Vediamo. Mamma mia, Mega Man X completo. Che è celeste praticamente. Ah, ok, fa tutto da solo. Guardate che figata. Pata! Zero, è finito. Ah, non l'ho caricato abbastanza. Sì, è un po' lento a caricarsi, però è fighissimo. Ora penso sia carico. Mamma mia di potenza. Zero è stracciato. È finito, proprio me lo mangio a colazione. Ora, dove sono gli altri potenziamenti? Scusate un secondo. Ok, rieccoci, dobbiamo andare di nuovo nel Will Gator stage. Penso. Dove cazzo era il Will Gator stage? In culo al mondo. Eccolo qua. Suka, non è in culo al mondo. È nel Dinosaur stage. No, è a puttane. Con la droga, sì. Mamma mia, di nuovo qui, è proprio paura. Carichiamo al massimo. Ah, mamma mia, con due colpi.
Mamma mia, cosa fa quel megabuster potenziato al massimo? Che cazzo spari tu? Morisci male. Ta 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 ta. Questo non attacco fa cagare. Lo vuoi sapere perché? Perché? Perché è rosa. Non è proprio rosa rosa, è rosa e blu. È celeste, non è blu. Eh sì, è molto colorato. Ora io ho paura a prendere questo potenziamento, sai perché? Perché rischiamo di morire in tanti. Ma anche lui è rosa! No, quando si carica è rosa. Minchia, niente diritto! Wow, proprio che italiano. What the to to? Mamma mia. E però io. Quel coso lo voglio! Non lo prenderò mai. C'era un nemico qua. Vabbè, prendiamo sta cosa. Che male non fa. Che figata potersi aggrappare alle pareti. Ora io non ho ben chiaro di dove siamo diventati più robot di quello che eravamo. Esatto, siamo diventati un robot fighissimo che cavalca un robot. Ma mori male. Ora io non ho la più pallida idea di dove sia questo Earth Tank. Ci sto andando ad intuito mio. No, levati dalle palle. Levati dalle palle. Che è morto. Vola, vola, vola. Vola, Forrest. Minchia come ho rischiato. Muori. Mi ricordo tanto il collo. Sembra di vedere i robottini quelli da piccolo. Ok, left tank è lì. No, facciamo save state. Mi cago in mano. Oh, ho perso la freccia. Ah, eccolo. Save state. Allora, se non sbaglio ci vuole questo. Complimenti. Wow! Fallito primo subito così mega fail. Dai, che ce fai? Mamma mia! Mamma mia! Ora prima di cascarci di nuovo, aspettate un secondo. Ok, rieccoci. Allora, praticamente ora dobbiamo andare ancora una volta nello stage della farfalcosa prende fuoco, ricordate? Non è questo, non è manco questo. Oh, insomma, la farfalcosa, come la chiamo io. Ora, qui la faccenda è un po' più seria. Oh merda. Tardo. Oh cazzo. E tu però già mi hai rotto i coglioni. Perché praticamente noi lo dobbiamo solidificare il nemico e arrivare lì su. Quindi facciamolo respawnare. Ma che cazzo. Ok, ora solidifichiamolo. Congelati. Bravo. Ho un pezzo di carta nel naso. Bene, rassicurante. Prometti bene. Ma che cazzo è successo? Mi è spawnato in faccia. I nostri spettatori dicono, ma questa che cosa ci fa? Ci mangia nel suo naso. Ma guarda, conoscendola non rimarrei sorpreso. Dai, congelalo. Bastardo, minchia, 3 ore ci dovrò stare qui. Bravo, vai, vai, vai. Oh, abbiamo pure trovato una vita. Eccolo qui, il nostro potenziamento. Ora, scusate. No. Ok, questa. È bellissimo fare una guida con una mia foto quando tengo il serpente al circo. Bene, non so dove l'hai trovata questa foto comunque. sì, allora. Questo sarà più un bordello perché ci rischieremo la vita. L'importante è che prendiamo il coso lì. E per sconfiggere pure a quel fottuto coso con i capelli lunghi. Sì, non hai ragione per niente. Dobbiamo prendere il cuore che ci aumenta la vita e ci resteremo molto secchi. Ma l'importante è che prendiamo il coso per recuperare la vita. Oh merda, un camaleontido. Ai che ti cavalco. Grazie per il passaggio. No, ma seriamente, grazie. Aspetta, mi ricordo che questo portava ad una zona nascosta. Sì. Porta a bottone.
Zainetto porta vita. Oh merda. Vuoi missione masochista suicida? E lì sopra come... Ah, ma c'è ancora il camaleonte? È finito il mio camaleonte personale. Ah, eccoti qua. No, porca troia, l'ho mancato di brutto. Dai, che ce la fai. Fai da schiavo. Fai il tuo lavoro, schiavo. Guardate come si illumina, sembra una palla da discoteca Mega Man così. Sì. Oh merda. Sì, è fa cagare perché è rosa. Che palle. A me non mi piace il rosa. E chi se ne fotte? Oh. Oh merda. Ha! Ci godo. Come... Come cazzo fa? Oh. Pronto? Sei troppo ciccione. No, no. Oh merda, oh merda, oh merda, oh merda! Bastardo però, forte però. Vuoi che ci arrivo? Spero che ci sia qualcosa di più di una vita. No, non c'è un caso. Cioè, ho rischiato la vita per una... Cosa? Oh merda! Ah, troppo figo sto Mega Buster. Peccato un po' per il colore, mi sa. Oh, li mortacci, ma vaffan... Oh, ma guarda che bello! Senti, affanculo. Affanculo al vulcano. Dai che ci arrivo! Sì! Ce l'ho fatta! Via 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 da qui immediatamente! Sembra che sia esploso l'Etna. Aspettate ancora. Bene, rieccoci. Allora, stavolta dobbiamo andare nello stage dell'Override Ostrich. Che sarebbe la cosa... Lo struzzo supersonico, proprio per la fantasia. Oh merda! Mortacci tua, ma muorici male! Allora, di lì c'era quel coso cattivo che ci dava un pezzo di Zero, però. Un pezzo di Zero. Esatto. Perché Zero in questa serie per ora è rotto. Ah, molto rassicurante. È rotto, però loro lo stanno ricostruendo durante la mia assenza. Vai, spara, spara, spara. Ma che cos'è? È una moto. Wow, molto, molto chic. Ah, vero, di lì non c'era niente. Porca troia, la mia moto, bastardi. Oh merda, le tempeste no. Tutto pezzo di merda. Eppure te. Sembra quasi che sto vomitando sulla telecamera. Eh già, c'è troppa nebbia. Però c'è anche un'altra figaggine di moto. Aspetta. Ok, va bene. Era questo quello sì, che volevo che fare. Davanti c'è quella cosa che usano gli spazzini per lavare le strade. Ok, potenziamenti, riprendiamoci la moto perché... Mamma mia, lascia stare senza moto qui. Polimor! Che cosa vuoi fare? Ci vuoi sfidare una gara per la moto? Bene, vattene a fare in culo! Intanto abbiamo vinto noi, quindi suca! Oh, merda, dobbiamo schivarli questi. Qui sotto vero non c'è niente. Ok, siamo quasi arrivati. Lo so, quasi per ammazzare. Ma loro non ci possono vedere. Questo dici tu? Intendo quelli che ci seguono. Vabbè. Ok. Vuoi? Sì, ce l'ho fatta. Non me ne fotto un cazzo. Almeno l'importante è che abbiamo preso il cuore per recuperare l'energia. Oh, e ora usciamo da questa gabbia di matti. Per caso poi c'è una piccola vocina che dice "Daddy?" Aspettate okay, un secondo. Sì. Ok, si va dal Magna Centipede Stage. Central Computer Stage, Boss Magna Centipede. Sì, bravo. Ah vero, questi non muoiono manco a pagarli. Cioè, muoiono ma... Li devi colpire al momento giusto. Merda, merda, no, no, no. E che pezzo di merda lurido. Cazzo. Ok. Ora dove devo? Where I have to go, bitch?
Ma io lì come ci arrivo? Forse ho trovato. Mio fratello ha un'idea. Wow, il miracolo della scienza. Porco Giuda, ho capito cosa ci vuole. Mangi la pasta. Ho capito cosa ci vuole. Proviamo a farlo respawnare. Niente, abbiamo fallito. No. Questo sarà un po' un bordello prenderla. Sarà molto un bordello prenderla. Ma ce la possiamo fare, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare, ce la dobbiamo fare. Perché io non ho intenzione di affrontare Zirio senza tutti i potenziamenti. Tutti, vi dico. Da parte durerà secoli. Ma e noi... un'arma di distruzione di massa, Zirio. Mamma mia. È più forte di Mega Man. Ti basta come... È un comune mortale con i capelli lunghi. Ma che cazzo dici? Sembra una femmina. Questo ti schiaccia con la sua spada. Ti ara in due. È una spada che sembra giocattolo. Intanto però rompe i culi sta spada. Oh merda. È scattato l'allarme, sì. Ah 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 ah. E che palle. Ma what the fuck. Ah, allora c'è un modo. E basta con queste allarmi di merda. Aspettiamo qua. Oh, Giuda, maestro proprio del... Sì, vabbè, ma io come cazzo... Ah, forse ci sono. Stai ballando? Mm? Stai ballando? Ma porcaccia la miseria. Ho paura che non riuscirò mai a prenderlo col bonus. Vabbè, passiamo al prossimo bonus. Questo può anche andarsi a fare fotte. Aspettate un secondo. Sì, però voi siete pazzi. Che cazzo? Il prossimo da prendere è più impossibile di questo. Allora, Crystal Snail. Crystal Snail, se non sbaglio, è questo. Crystal Snail. Ti prego. Aspetta. Oh, che bellezza! Cosa? Una mappa viola e nera. Wow. C'è anche un pochino di blu. I miei tre colori preferiti. Devo perdere peso, dai, ce la puoi fare, Mega Man. Sicura, tranquilla che ha bisogno di perdere peso. Mamma mia, che schivate. Che schivate, Ollie e Benji. Allora, tu aspetta lì. Non ti muovere. Non ti muovere, cagnaccio. Oh, che bello. Che ce fai? Non c'è una mappa con i teschi. Ah vero, ma sto stronzo a differenza mia è immune alle spine eccetera. Oh, che bello prendere il robot e fottere tutto. Mi sa che devi scendere. Eh già, mi sa che devo scendere da qui poi. Grazie robot, sei stato utilissimo. Ma le faccio dal cazzo che non riesco a prendere il coso. Ora c'è un piccolo proprio. Ma proprio piccolo. Cioè? Ma proprio piccolo problema. Io lì sopra come c'è tipo che non mi posso arrampicare alle pareti qua. No, anzi. Ci arrivi con la forza del spirito. Tranquilla. Una palla da discoteca proprio. Forse ci sono. Ah sì, forse ci sono. Oh, mamma mia, l'intuito. Mica se fallisco qua bestemmio in una maniera. Che cazzo è quella roba? Oddio, no, ti prego, un altro boss da battere per ottenere i potenziamenti, no.
Ti prego dimmi che... Ah, meno male è quello che mi dai pezzi di zio. Non sono mai stato più sollevato di... Così. Così, esatto. Di lì non ci posso scavalcare. Ma muori male! Mamma mia, che bello. Questo prima non c'è... Ah, sì, ho capito. E muori male. E così te lo stesso. E qui mi servirebbe il robottone, ma per prendere una vita ho che andare a farlo. Oh merda, no no no, tu non hai capito un cazzo. Ma se faccio questo super potenziato che succede? Ah, implode la ruota. E poi esplode. Brava ruota. È più figo di quello quando poi diventa rosa. No merda. Ma quello è un robot intrappolato in un cristallo? Esatto, ma la nostra ruota borchiata del giudizio finale ce la fa lo stesso, bastardo. Continua a sparare anche se quello, il suo padrone è morto. Ora io voglio assolutamente quell'energia che non sono mai riuscito a prendere. Me ne fotto un cazzo. Dai, che ce fai? No, porca merda. Fanculo. Pipistrelli, già che sono incazzato. Poi pipistrelli naso. Ci mette... Sì, naso, che sicura. Ah, vero, di qui ci ho preso l'elmetto. Questa figata di elmetto. No, no, muori male. Bravo. Almeno lo puoi fare conoscere il nuovo personaggio. Ovvio, ci devo fare. Io ho ripreso a giocare Ellsworth solo per il nuovo personaggio. Per ora sto rispolverando Raven per ricordarmi come si gioca. Ma merda. Come ho rischiato io, non ho rischiato nessuno per ora. Quando tu farai la guida con Ad, io sarò dall'altra parte del mondo. Sì, a mia sorella non piace. No, scusate un secondo. C'è qualcosa che non va. Ma proprio leggermente c'è qualcosa che non va. Sì, ho capito, ora mi ricordo. Praticamente dobbiamo... Ho capito, cioè io mi sarei fatto tutta sta strada per niente. Vaffanculo, va. Non c'ho voglia. No, proprio non c'ho voglia per una cosa che... Bene, signori, io direi anche che il video può concludere qua. Quindi, aspettate un secondo. Aspettate un secondo, giusto un secondo. Questo sarà il Mega Man X con la quale andremo a concludere il gioco. Tutti. E poi dopo. Tutti i potenziamenti. Dopo poi con quali inizio? A questo non ci ho ancora pensato. Mega Man è quello là. Tiro. No. Quello là. Quale? Quello! Sotto. Sì. Sì, con questo Mega Man andiamo a rompere il culo a Zero, si spera. Tutto sommato. Lo metti quello. Cioè lo fai dopo di questo. No. Non lo so. Che poi tutto sommato Zero non è difficile da battere, devi solo ricordare le cose. Oh merda. Appunto, è una patatina. Si spera. Oh merda, no, 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 no. No, io mi voglio togliere questa soddisfazione di sconfiggere questo cazzo di nemico. Zero è una costoletta di maiale mentre tu sei una costoletta di pollo. Bene. oh bastardo, dove cazzo atterra ora? Ma allora quello schifo di raggio rilevatore qualcosa la fa. Ciao, ti sei dimenticato di me? Gli ho fatto saltare in aria la bocca. Ma ora gli faccio saltare le... Tutto. Le palle. Ah, gli devo fare saltare anche i pezzi di sopra. Mio Dio, lo stiamo demolendo quel povero coso. Quello non guardate! È un pesce. È una poltiglia. Di pesce. Tesoro stasera c'è. Ma fanculo, va. Quindi la parte finisce qua. Iscrivetevi al canale, lasciate un commento, un mi piace. E state in attesa per la prossima parte, dove andiamo a rompere il culo a Zero. Ciao ciao.